E ha mandato un testo di presentazione che adesso leggerò per introdurre il tuo lavoro. Marco Di Marco presenta una tesi dal titolo Monticelli, che ha per oggetto il quartiere Monticelli di Ascoli Piceno, che possiamo considerare un caso di studio. Di Marco ha condotto un'approfondita ricerca sulla progettazione urbana del quartiere. Ha indagato il ruolo svolto da Leonardo Benevole, autorevole storico dell'architettura, nella redazione del piano urbanistico della zona, progettato in collaborazione con Giovanni Zani tra il 1964 e il 1968 e approvato nel 71. Sono gli anni in cui, concluso il secondo settennio INA Casa, entra in vigore la legge 167 del 62, che introduce in Italia i piani di edilizia economica popolare. Il nuovo quartiere, insediato in una zona che allora era aperta campagna, è un esempio delle contraddizioni della cultura architettonica italiana nel decennio più lungo, gli anni 60, che si aprono con il concorso per il quartiere residenziale CEP, Barene, San Giuliano e Mestre del 59 e si chiudono con il concorso per il quartiere Zen a Palermo del 70. Progetti che hanno registrato lo sviluppo di nuovi tipi architettonici, le macrostrutture, i quartieri di edilizia residenziale. La cultura architettonica degli anni 60-70 ha cercato di definire la nuova dimensione, un'ipotesi progettuale capace di comporre architettura e urbanistica attraverso un salto di scala. Il Monticelli, destinato alla classe operaia, doveva ospitare circa 20.000 abitanti. Di Marco approfondisce le ragioni del progetto, la sua realizzazione, ma avvalendosi di un apparato teorico di rado presente nel dibattito critico sull'urbanistica del Novecento. Si sofferma in particolare sull'assenza di attrezzature e infrastrutture sociali, luoghi di incontro, previste nel progetto ma in gran parte disattese. La pratica dell'esplorazione urbana porta in evidenza i residui urbani del quartiere. Di Marco, partendo dai lavori del botanico Richard Mabey, dal concetto di terzo paesaggio elaborato da Gilles Clément, del decostruzionismo situazionista, mette a fuoco la percezione dei vuoti urbani, rintracciando le tracce della contrapposizione tra spazio urbano e spazio rurale, il degrado, ma anche la socializzazione di aree marginali. Il lavoro fotografico presentato a chiusura della tesi è un'esplorazione di questi luoghi. La scelta del tema iconografico si inserisce in una linea di ricerca che risale a fine anni 70. In questa storia un capitolo è rappresentato dalla ricerca fotografica sulle aree dismesse condotta da Gabriele Basilico su un incarico della Regione Emilia-Romagna in base alla legge R19 del 98 che promuoveva la realizzazione di programmi di riqualificazione delle aree dismesse senza dimenticare il crescente interesse per i quartieri di edilizia popolare e la riqualificazione delle periferie, dal 2014 inserite anche nella Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane. Prego. Salve a tutti. Come anticipato, l'oggetto dello studio della mia tesi e del lavoro fotografico che ne è scaturito, hanno ad oggetto il quartiere di Monticelli di Ascoli Piceno e delle teorie che sono alla base della sua pianificazione urbanistica, con una particolare attenzione ai residui urbani che sono il frutto di questa pianificazione urbanistica che li hanno generati. Monticelli è quindi un quartiere che si situa a circa 3 km ad est dal centro storico di Ascoli Piceno. Viene previsto all'interno della variante generale a piano regolatore disegnata da Leonardo Benevolo, noto urbanista e uno dei più importanti storici dell'architettura italiani del secondo dopoguerra, e in collaborazione con l'architetto Giovanni Zani. I due urbanisti individuano questa area di nuova espansione residenziale, principalmente di edilizia popolare ed economica, in un'area che allora era aperta campagna. Questo quartiere doveva governare l'allora presunto sviluppo demografico, che è il capoluogo. Il centro storico è quello sulla sinistra, è Monticelli. Sì. Monticelli c'è scritto sotto qual è? Ok, e lì questo è un ortofotopiano del 78, quindi il quartiere era da poco edificato, c'erano pochi edifici e quindi si vede che è aperta campagna, insomma, sono dei terreni lavorati.
E dicevo che questo quartiere viene previsto all'interno di questa variante generale al piano regolatore perché doveva governare il presunto sviluppo demografico che la città avrebbe subito in conseguenza dell'attrazione lavorativa di un nuovo nucleo industriale che era stato impiantato pochi anni prima con il favore della Cassa del Mezzogiorno lungo la media valle del fiume Tronto, che è il fiume che attraversa Ascoli. E, quindi da ciò si deduce che questo quartiere dovesse in prevalenza essere destinato ad ospitare una crescente classe operaia. Nel nuovo quartiere dovevano insediarsi un cospicuo numero di volumetrie abitative. Questa è una delle piante di questo piano regolatore che interessa in particolare il quartiere. Questo quartiere doveva ospitare all'incirca 21.500 abitanti a fronte dei 74.400 previsti sull'intero territorio comunale che al momento della stesura del piano ne contava circa 50.000 con l'attuazione del nuovo piano regolatore. Oltre alle opere di urbanizzazione primaria, ovvero tutte quelle infrastrutture che sono necessarie ad un insediamento abitativo per essere idoneo insomma, all'insediamento delle strutture, era prevista la realizzazione di tutta una serie di infrastrutture secondarie o sociali in una volumetria congrua al numero degli abitanti previsti. Quindi oltre a queste opere di urbanizzazione primaria erano stati previsti un numero cospicuo di edilizia sociale, soprattutto rivolta a quella scolastica, quindi erano stati previsti 15 tra asili e scuole materne, 5 scuole elementari, una scuola media, 3 aree con spazi verde attrezzato e impianti sportivi, 9 tra negozi e centri di servizio primario, un centro commerciale e 2 chiese parrocchiali. Negli anni immediatamente successivi alla progettazione, alla realizzazione di questo quartiere, ci si rese conto che lo sviluppo demografico previsto era stato enormemente sovrastimato e che quindi il quartiere di Monticelli risultava sovradimensionato rispetto alle effettive crescite demografiche del territorio, del comune di Ascoli Piceno. Nonostante questo, il comune procedette ugualmente alla realizzazione di parte delle volumetrie abitative e della viabilità di Monticelli, tralasciando però quasi del tutto la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. E questo ha praticamente comportato la crescita di un quartiere con diverse problematiche, prima fra tutte appunto la mancanza dei suddetti servizi e quella di spazi relazionali, ovvero quei luoghi di incontro non gestiti dall'alto, insomma, come ad esempio le piazze che peraltro nella progettazione del piano regolatore non erano previste. Sono spazi che normalmente nelle città consentono insomma, l'aggregarsi in volontario di persone e la coesione tra gli abitanti. Insomma. E, Monticelli negli anni, nonostante non abbia rispecchiato le previsioni di crescita, ha subito un notevole sviluppo demografico ed urbanistico fino a diventare il quartiere più popoloso della città, con circa 10.000 abitanti, rimanendone tuttavia fisicamente e culturalmente isolato. Il piano regolatore benevolo Zani fa uso di 2 dei principali e più noti strumenti di pianificazione urbanistica, che sono la zonizzazione e la localizzazione. La zonizzazione è la suddivisione del territorio per aree di carattere omogeneo e la diversificazione degli edifici in base all'utilizzo che gli abitanti ne fanno sul territorio costruito e che dall'urbanistica funzionalistica vengono ridotte a 4 queste funzioni, che sono abitare, lavorare, ricrearsi e circolare. La localizzazione è invece la disposizione all'interno di queste aree delle volumetrie, delle infrastrutture e dei servizi ai cittadini.
La teoria della zonizzazione viene descritta per la prima volta all'interno della Carta di Atene, che è il documento prodotto al termine del quarto congresso di architettura, al quarto congresso internazionale di architettura moderna, per volontà di Le Corbusier. Rappresenta questa Carta di Atene il manifesto fondamentale del movimento moderno e dell'urbanistica funzionalista. Nonostante questo strumento abbia ricevuto una larga fortuna nel suo utilizzo, viene criticato soprattutto nel secondo dopoguerra, viene criticata già a partire dagli anni 50 all'interno dello stesso movimento moderno, in quanto strumento che è il limite di accettare e radicalizzare la settorializzazione tipica della società contemporanea e di organizzare la vita dell'uomo secondo schemi troppo semplicistici, razionali e meccanicisti, nel tentativo di disciplinarne la vita all'interno della città. Altra problematica rilevata dai critici dell'urbanistica funzionalista riguarda la nuova condizione di mobilità all'interno della città contemporanea, che ha inciso profondamente sulla conoscenza del territorio e sulla la percezione degli spazi vissuti. Fino alla prima modernità la forma delle città e quella delle sue strade era condizionata dagli spazi destinati al camminare. Questi creavano delle connessioni tra i vari ambienti della città, i suoi quartieri, gli uffici pubblici, i giardini, i monumenti, le piazze, le residenze e le attività private, e consentivano appunto un'approfondita conoscenza dello spazio, una percezione dello spazio vissuto. E la zonizzazione monofunzionale invece ha individuato nelle aree pedonali delle zone che sono destinate, diciamo così, al camminare per camminare, insomma. Sono degli spazi spesso costruiti lontano dalle vie principali, che sono realizzate in funzione del traffico automobilistico. Sono spesso di breve durata e non consentono più di connettere i diversi ambienti della città tra loro, ed essendo limitate, insomma, sono frequentate in maniera veloce, quindi distratte, non consentono più di misurare lo spazio e quindi di assimilarlo. Sempre negli anni 50, contro l'urbanistica funzionalista si esprime in ambito culturale della critica antagonista il movimento lettrista, che poi confluirà nell'internazionale situazionista, che vede nell'organizzazione del territorio fatta dalle istituzioni attraverso l'urbanistica e l'architettura un modo di espressione della classe dominante, che cerca appunto attraverso l'organizzazione del territorio costruito che causa praticamente attraverso appunto l'organizzazione dell'urbanistica e dell'architettura un modo di disciplinare la vita dell'uomo all'interno della città. Il movimento situazionista, quindi, riprendendo l'esperienza della visita dadaista e della deambulazione surrealista, adotta un nuovo metodo di esplorazione degli ambienti urbani, la deriva, attraverso la quale si cerca di creare dei nuovi ambienti attraverso la decostruzione di quelli che vengono attraversati e la costruzione di nuovi ambienti che abbiano le caratteristiche principali di mobilità, di velocità di attraversamento e di mutazione continua. La pratica dell'esplorazione urbana, rivolta
alla conoscenza di spazi di poco conosciuti e di ambiti poco frequentati dalla cultura ufficiale, viene anche ripresa da delle discipline molto specifiche come quelle della botanica, ad esempio. Degli anni 70 sono degli studi pioneristici sulla flora urbana e marginale. Il primo di questi lavori è del botanico inglese Richard Mabie, che nel suo libro The Unofficial Countryside racconta di come appunto la pratica dell'esplorazione lungo la fascia periurbana di Londra lo abbiano portato agli studi appunto sulla flora marginale. Questo lavoro è precursore dei successivi studi e degli scritti del paesaggista francese Gilles Clément, che all'inizio degli anni 2000 elabora il concetto di terzo paesaggio. Il terzo paesaggio praticamente è composto dall'insieme di quegli ambienti non sfruttati o abbandonati dall'uomo. I parchi naturali e le riserve preservati per volontà politica le grandi aree non antropizzate del pianeta, per motivi insomma di inaccessibilità o per non sfruttate per inconvenienza economica, vengono racchiusi da Clément sotto il nome di insiemi primari, e sono tutti quegli spazi che tutti percepiscono come naturali, insomma. L'altra componente del terzo paesaggio è invece costituita da ambienti più piccoli e diffusi, e sono ad esempio le aree industriali abbandonate, sono terreni incolti, case e strade abbandonate o semplicemente le erbacce che crescono al centro di un'aiuola spartitraffico. Tutti questi ambienti vengono racchiusi sotto il nome di residui e sono praticamente il risultato di territori precedentemente sfruttati dall'uomo. Entrambi questi ambienti, i residui primari, gli insiemi primari e i residui, costituiscono delle importanti riserve biologiche. L'inarrestabile antropizzazione del pianeta comporta la riduzione degli insiemi primari e l'aumento invece dei residui, di qui l'importanza di questi ultimi come territorio rifugio per la biodiversità. L'urbanizzazione del quartiere di Monticelli in una forma così schematizzata e la mancata realizzazione delle principali servizi alla cittadinanza, insomma dei principali servizi sociali che qui vediamo illustrate, ha avuto come conseguenza la produzione di un grande numero di un elevato numero di residui. Sono questi appunto, questi residui sono stati oggetto del mio racconto fotografico. L'esplorazione sono andato all'esplorazione di questi spazi urbani, dell'uso che i cittadini ne fanno in maniera alternativa, come ad esempio la lavorazione di orti urbani, e l'interazione tra i due vari ambienti. Nel lavoro fotografico si è cercato appunto di presentare questi spazi urbani nella loro importanza che hanno, visti dall'interno, nel rappresentare delle pause all'interno di queste zone che in alcuni luoghi sono così intensamente edificati, quindi rappresentano delle pause all'interno di questo rumore bianco prodotto dalla continua visione degli edifici, delle strade e dei parcheggi pieni di auto. Thank you.
Marco, una domanda molto veloce perché siamo già andati abbastanza lunghi, per cui cerchiamo di accelerare un po', e che riguarda più che altro una questione di metodo, che mi piacerebbe ci spiegassi in parte. Tu hai nel tuo progetto due parti molto consistenti, abbastanza divise in modo abbastanza chiaro, no? Come si vede anche dalla pubblicazione. Una parte di ricerca che è più sull'evoluzione urbanistica, il piano e quindi tutte queste questioni, e una parte invece appunto meno forse meno scientifica, no? Più libera di esplorazione, e appunto fa riferimento quindi a lettristi, situazionisti, eccetera. E, come mai non hai pensato di fare la cosa un processo inverso, cioè partire da un'analisi dei residui per ricostruire poi quello che i residui ci raccontano, andando a trovare in una fase successiva le evidenze? Perché mi sembra in realtà abbastanza chiaro dal percorso che hai proceduto nell'altro senso, ovvero partendo prima dalle informazioni, dai dati, da una costruzione storica certa, per andare poi a individuare dei microspazi in cui tutti potessi muovere più liberamente. Sì. Probabilmente questa cosa è dettata da dalle mie precedenti esperienze di studio e di lavoro, che mi portano ad andare a investigare sulle fonti primarie, insomma, no? E quindi il primo approccio inizialmente, la mia idea era
quella di fare la tesi su questo quartiere, e non avevo bene in mente di dove sarebbe andato a parare poi il lavoro fotografico, quindi sono partito dallo studio approfondito di questo quartiere, quindi sulle fonti primarie, poi approcciandomi allo studio dell'urbanistica e studiando l'urbanistica ho studiato anche della letteratura contro l'urbanistica, in particolare quella funzionalista, e da qui si è aperto il mondo della critica antagonista dei situazionisti, di Gilles Clément e dei residui urbani e dell'importanza che questi hanno, insomma, all'interno del territorio costruito, e quindi poi lì si è principalmente interessata la mia ricerca fotografica. Quindi in un certo modo un po' che contraddice, no? La parte sistematica con questo.